Ciao a tutti, benvenuti a Gameplay. È rimasto che ero arrivato ad esplorare i vari piani e mi mancava da aprire la porta del secondo piano per accedere alle stanze M1 e M3 fino alle altre, insomma. Scusate, nel frattempo io mi cambio subito i vestiti. Eccolo qua. Carico questo, quindi il codice ce l'ho, quindi vamos. Luci. C'è il signore qua. Questa rotta. No, guardate che bella scena che c'è qua. Il tempo di partenza è la mia chiave. Qui c'è una carta della clinica, forse appartiene al morto. Pazienti sconosciuti, nome età sconosciuti, paziente non registrato, trovato in ospedale in stato mentale precario. È alloggiato nella stanza M4 a discrezione del caposala. Deceduto stanotte per emorragia dovuta a un'arteria carotidale recisa. Stringeva nella mano destra un coltello da cucina, che si presume abbia causato il taglio al collo. Possibile suicidio, ma l'angolo del taglio è sospetto. Inviato al secondo piano per ulteriori accertamenti. Dall'altro paziente della stessa stanza non abbiamo ricevuto nessun indizio che confermi i fatti. La polizia non è stata informata. Per ogni evidenza è meglio lasciare intatti il letto e gli effetti personali della vittima, stanza M4. Ci sono delle carte per terra. C'è scritto sopra qualcosa, ma non sembrano affatto importanti. Ok. Avrebbe detto quei simboli giapponesi. Passa. La vecchietta è chiusa a chiave, il codice è proprio la sveglia. Allora. Istantanea. Che se vi ricordate nel sotterraneo c'è appunto quello scaffale dove dietro c'è quella scia di sangue e ci serve l'istantanea per fotografare un codice. Disgusto, non lo toccherei neanche con un palo da 10 metri. Sì, ma leggi però. Ok.
C'era un tipo tatuato su quel letto, disfatto. Ma ora non c'è più. Quella sveglia e quella borsaccia sono sue. Ah, ma non ti sbagliare, io non ho fatto nulla. Non lo odiavo, anche se era un bugiardo. Devo scrivere qualcosa di mio sul mio petto, visto che non posso aprirla per mostrarti il cuore. Io amo Ether. No, qualcosa di un po' più preciso. Io amo Ether, non esprime quel che sento o che tenere emozioni che mi suscita quell'immagine. Stanley Coleman. Ed essere un ammiratore. Questa ragazza è mago. Allora, questo loro. Kit è pronto soccorso. Kit medici, dai, non saltarmelo più. E tolgo questa. Ok. Adesso posso dirigermi direttamente al piano. Lo scaffale. Eccoci qua. Allora, l'istantanea è qua, qua. Buonanza. 3, 5, 1, ma non sono sicuro, sembra un 9 al contrario, e 2. Bene, vamos. Adesso vado al terzo piano. Tante. Allora, 5, 1, 2. Infatti non è questo il codice. 3, 5,
Provo 9. Eccolo qua. 3, 5, 9, 2. Allora, 3, 5, 9, 2. Porca puttana. C'è un 3 quello, porca puttana. C'è un 3 quello, cazzo. Cinque. Santo cielo, bro. Perché porca troia? Che non sia 3492, oppure al contrario 44, no, forse 7944. Al contrario 7944. No, bisogna andare alla dritta. Andiamo, faccio 7, 5, 9, 2, no, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 9, 2, si può fare questa cazzata, cazzo, 3, 5. Sei due? Ma vaffanculo, non sei quella. Vai immune. Dovevo salutare che volevo. È una rivista, è solo una pubblicazione scandalistica. L'insegnamento della disperazione. Villa Speranza. Villa Speranza, un orfanotrofio nelle periferie di Seventille. Dietro una rispettabile facciata, un posto dove bambini rapiti viene fatto rivolgere il cervello. Villa Speranza è gestita da Silent Hill Smile Support Society, un istituto di beneficenza talvolta chiamato 4S. La 4S è nota come un'organizzazione seria che accoglie poveri bambini senza dimora e li alleva nella speranza. In realtà è un'organizzazione pagana che al posto dei tradizionali valori religiosi insegna il proprio dogma perverso. Il signor Smith Temple, che vive vicino alla Villa Speranza, ha affermato: talvolta di notte sento le loro strane preghiere e i lamenti dei bambini. Una volta andai a reclamare, ma fui cacciato in mal modo. Da allora le cose sono rimaste le stesse. Difatti, al sottoscritto fu negato l'accesso quando tentai di scattare delle fotografie. Ma che cosa avranno da nascondere alla Villa Speranza? Nel corso di mie indagini, tuttavia, sono riuscito a scoprire una torre circolare di cemento molto sospetta che fa parte dei loro impianti. Sfortunatamente nessuno era disposto a dirci a che cosa servisse quella torre, ma dubito che abbia a che vedere con la cura degli orfani, forse una prigione o un luogo di culto segreto. Il culto religioso che dirige Villa Speranza è conosciuto dai residenti locali come l'Ordine. È una religione che ha profondi legami con i passati salentini.
ma la convinzione dei suoi fanatici fedeli di far parte di un'elite scelta ha anche un suo lato misterioso e pericoloso. Intendo proseguire le mie indagini sulla speranza e sul culto che essa nasconde. Dire tutta la verità e mostrare ai bambini la vera strada è il nostro compito più importante. Joseph Scriber. Via la speranza, credo di aver sentito quel nome. Conosco, conosco. So. Non vi faccio spoiler per chi non l'avesse giocato. Sulle scarte di carne, perfetto. Ancora Stanley Coleman. Arrivederci, Ete. Mi addolora non aver saputo corrispondere il tuo amore. È tutto finito. L'Elena mi disprezza perché l'ho preso in giro dicendo che sarebbe finita così. Se non fosse per le sue intromissioni, avrei potuto incontrarti in un attimo e avrei potuto portarti nel mio mondo. Un mondo per noi due soli, assai più bello di questo. Io ho atteso questo giorno, oggi, il giorno in cui ti avrei salvato oggi. Ete, stai in guardia, Leon non è un uomo comune. Addio, ti ho amata. Ete, mia dea, Ete, mio amore, Ete, mia. Certo, sogno, sogno. Poi uno pensa che la sua quella davanti invece mi capita alle spalle gli altri due, tra cui uno con la pistola che mi incula per bene anche. Telefono a casa. Hello? Claudia. No, I'm not. Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Ah, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather.
you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry, but... She killed my father. She's a fool, but she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways, but I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here. And I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? Di qua ci dobbiamo dirigere al fondo corridoio, secondo piano, e si intende proprio questo corridoio. Tadan, questa porta di qua non c'era, e c'è anche l'occhietto. Infatti c'è l'etichetta M. Se voi guardate, scusate, guardate la mappa, non risulta niente. È comparsa da dove ho parlato con Leonard. Infatti, se guardate, non ho per questa zona, logicamente. Che postaccio, mi sa che qui non sia da nessuna parte. Infatti c'è qui un po' Ether, poverina. Ok, vamos, un'altra porta. Bellissima sta visuale. Con le porte che si chiudono dietro, bellissima questa visuale.
Nicola Cecco. Ancora. Non è che sto tornando indietro per caso? Ho questo questa immagine, la testa non mi fa male quando la guardo. Questa la conosco, deve essere. Still has no use for me, Heidi. Eyes don't open. I'm getting a pulse, but just barely breathing. Why? What is keeping that child alive? Ma che diavolo? Stavo sognando a occhi aperti? No, era più come se stessi guardando un video in una stanza buia. Ma quell'infermiera, io la conosco, Lisa, è stata come un angelo con me in quella infernale stanza d'ospedale, però era anche un po' strana. Eh già, era lei quando era piccolina. Pistola, la mano fuori dalla finestra. Anzi, poi quel tanto che c'è il qui veramente, ragazzi, è oscurissimo l'ospedale demoniaco. Una roba da pazzi. Sto sbagliando arma. Intanto uso questa. Riuscire a vedere. Thank you.
cos'è? Che strano odore aspro in giro. Chissà. Adesso qua si devo spegnere la torcia perché sennò. Secondo
Sono qua con il giochettino, ok. Secondo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday! Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number 7. But don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today is your 24th birthday. And I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most. Happy birthday to you! But you're wrong. It's not my birthday. Da questa cornetta non esce più niente. Beh, no, deve ascoltare la linea. Ma quella chiamata... Ora avete capito perché ha detto... Non si sa come sia possibile che suoni un telefono dentro una maglietta. Thank you.
Io le odio, queste creature, veramente le odio. Cioè, mettere questo è un bene dalla parte, ma un male dall'altra. Il giubbettino per i ragni. Oh, busta di plastica, non è salutare. Niente di portare il rifiuto, non ti potrei messo per niente. Cos'è roba? C'è qualcosa di strano in cui non ho detto. Penso di essere sicuro, ma è sicuro che non si stoppa. In realtà come quello modo che mi fa tenerezza, come un bambino rinchiuso dentro senza sedere fuori. Sì, sì. C'è una bestia bianca macchiata di sangue, cos'è lui? Ha un buon significato? Cosa era capricciante? C'è anche una donna in una foto. Allora, comunque sì, per il momento me lo tolgo perché mi sta solo che rallentando sto cazzo di roba. Accedere a quell'ascensore lì dal terzo piano. No, scusate, non il terzo piano, io sono venuto al terzo piano e devo andare nel primo. Adesso sempre se va ovviamente. Giapponese. Ho sbagliato, scusate, volevo dire prima. Thank you.
Sì, Benedetto. Allora, qui giù gas. Giù gas, sedi, ma... Bene ragazzi, questo è il gameplay tema qui, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.